I microfoni di Radio Luis, Francesco Sarcina, grazie innanzitutto del tempo che ci stai concedendo. Per carità, anzi è un piacere, siamo qua apposta per fare, no? Tutto questo. Perfetto, la prima è forse una curiosità, se avevi qualche predilezione per una delle due canzoni che hai cantato e se sei contento della scelta che è stata fatta? Guarda, assolutamente sì, perché io non ho fatto altro che comunicare sui miei, diciamo, sui miei canali, cosa che seguo tantissimo e con quale parlo con tutti, a costo anche di rispondere, di scrivere la mail ad ognuno dei miei fan, di votare nel tuo sorriso, cosa che è stata fatta e motivo per il quale, insomma, il pezzo è passato, adesso si canta quello, sono troppo contento. Perfetto. Rispetto alla prima sua partecipazione al Festival di Sanremo, come è cambiato il festival secondo lei e come è cambiato Francesco Sarcina? Allora diciamo che sicuramente io sono cambiato, quindi, e se è vero che comunque tutto ciò che ci gira attorno non è altro che un riflesso di noi stessi, allora è cambiato in meglio. Tutto è cambiato in meglio. Perfetto. Esclude o pensa che sia possibile questo come curiosità, anche questa come curiosità personale, una possibile reunion con le vibrazioni, tornare a cantare con loro, progetti insieme a loro? Ma allora, io sono assolutamente dell'idea che va fatto tutto, quindi le vibrazioni adesso hanno preso una pausa perché io dovevo fare questa cosa, perché sentivo la necessità di farla, perché se non l'avessi fatto probabilmente avrei rovinato probabilmente anche le vibrazioni. E le vibrazioni è la mia band, quindi sono la mia famiglia, quindi io assolutamente non escludo una reunion. La band non si è sciolta, è in pausa, noi probabilmente la faremo sicuramente. Adesso devo farmi questa esperienza, ma come vorrei fare altri mille progetti, cioè sto collaborando anche con altre cose che verranno fuori, poi vedrete. Da solo mi diventa più facile fare più cose, no? Perché io sono assolutamente poliedrico da questo punto di vista, quindi sono in una fase di rinascita, anche artistica oltre che umana. Invece, senza svelare troppo, qualche progetto per il futuro già pronto, già fissato, qualche data, qualche live o progetti paralleli magari? Sì, appunto, ci sono un sacco di cose. Beh, allora, sicuramente io no, posso già anticipare che, vabbè, a parte il disco che è uscito e quindi insomma bisogna dirlo perché comunque è importante, ma soprattutto il fatto che uscirà sulla l'avventura di Walter Mitty di Ben Stiller, hanno accettato da Los Angeles il fatto di darmi le immagini del film per poterle usare su un altro brano del mio disco, quindi io penso che a fine marzo e primi aprile uscirà un video con questa canzone molto psichedelica, devo dire, e per un progetto di co-marketing con loro, con la Fox, quindi sarà una roba bella sul DVD che uscirà del film. Perfetto, allora complimenti, grazie del tempo e se ci fai un saluto agli amici di Radio Luis. Grazie a tutti gli amici di Radio Luis, da Francesco Sarcina e anche il mio amico Luis che mi sta intervistando. Perfetto, grazie mille. Grazie a te.